Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È infine giunto il grande giorno, nunc est bibendum. È il grande giorno della gloriosa uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Finalmente il referendum con il quale il popolo inglese votò a favore dell'uscita dall'Unione Europea nel 2016 giunge a trovare una sua piena attuazione. Tanti sono stati gli impedimenti, gli ostacoli e i tentativi da parte della tecnocrazia repressiva ed efficiente di Bruxelles per impedire che questo evento si realizzasse, per impedire cioè che la votazione con cui il popolo inglese democraticamente ha scelto il Brexit potesse realizzarsi. Non deve stupire tanta ostilità da parte dei padroni cosmopoliti dell'Unione Europea, gli euroinomani delle brume di Bruxelles, verso la possibilità del Brexit. E questo non solo né soprattutto per le ragioni obiettive dell'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, ma anche, come cercherò subito di chiarire, per ragioni più specificamente simboliche e culturali. In primis, naturalmente, l'Inghilterra, uscendo dall'Unione Europea, riconquista la propria sovranità. Vero è che la sovranità monetaria mai era stata perduta, giacché l'Inghilterra aveva mantenuto la propria moneta nazionale, la sterlina. E tuttavia l'Inghilterra da subito si oppose, invero, al progetto dell'Unione Europea e lo fece su basi liberiste, proprio come ora è liberistica la via d'uscita opzionata, che viene infatti non per caso condotta da un liberista di salda fede thatcheriana come Boris Johnson e non certo da forze socialiste. Anzi, tra i limiti principali di Corbyn e della sua campagna elettorale v'è stato quello di proporre da un lato un giusto programma socialista e dall'altro di non ancorarlo all'uscita dall'Unione Europea, che è condizio sine qua non per l'attuazione di ogni socialismo. Ma l'Inghilterra da subito, dicevo, si era opposta all'idea dell'Unione Europea, già con la Thatcher, in ragione del fatto che la Thatcher era pienamente consapevole che l'Unione Europea sarebbe stata un mostro a trazione teutonica, sarebbe stata certamente il regno del liberismo, ciò contro cui la Thatcher nulla aveva da eccepire, ma sarebbe stato altresì il regno del liberismo a guida teutonica e non inglese, ed è su questo che la Thatcher aveva da eccepire e contro cui subito fece valere le proprie ragioni. Ora l'Inghilterra dunque esce dall'Unione Europea. Questo è il punto primissimo su cui ragionare, come anche deve essere ricordato il fatto che quest'uscita dall'Unione Europea non cagionerà il crollo dell'economia inglese, anzi tutti gli indicatori ci segnalano che ne sta traendo ampiamente giovamento. Il secondo aspetto su cui vorrei pur celermente richiamare l'attenzione è di ordine culturale simbolico. L'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea, il Brexit, è la prova provante della, potremmo dire, falsità del dogma dell'irreversibilità dell'Unione Europea che viene sempre e costantemente propagandato dai padroni del discorso. L'euro è irreversibile, l'Unione Europea è irreversibile, l'ordine dell'integrazione europea è un fatto ineluttabile. Ebbene, questi teoremi dell'ordine del discorso liberista ed europeisticamente corretto ora esplodono, si frantumano. La uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea è la prova provante che è possibile uscire dall'Unione Europea, che essa non è, per dirla con Max Weber, una gabbia d'acciaio dalle sbarre inossidabili, è in realtà un prodotto storico-sociale e in quanto tale è passibile di trasformazione ed eventualmente, è il caso dell'Inghilterra, di esodo. Ecco perché il popolo inglese diventa un exemplum di libertà per tutti i popoli europei. Diventa il testimone della possibilità di abbandonare questo immenso campo di concentramento finanziario e liberista che è ormai di fatto l'Unione Europea, pervertimento osceno dell'idea di Europa, dei popoli e delle culture, delle tradizioni e delle lingue.
sicché l'Inghilterra si erge oggi a glorioso esempio della libertà di un popolo che sceglie autonomamente, contro tutto e contro tutti, la propria autonomia, la propria via nazionale, in antitesi con il mostro liberista dell'Unione Europea. Ecco perché è all'Inghilterra che dobbiamo richiamarci, ed è l'Inghilterra che costituisce un exemplum, come ricordavo. L'Unione Europea teme questo proprio in ragione del fatto che l'Inghilterra è la prova vivente della falsità del teorema europeisticamente corretto dell'Unione Europea come orizzonte ultimo. Dall'Unione Europea si può ontologicamente e si deve moralmente uscire. Questa è la lezione del popolo inglese. Radioattività con Diego Fusaro.